Ciao, in questo video ti parlo della nuova borsa che ho acquistato ed aggiunto alla mia collezione. Voglio chiederti tre cose però prima di farti vedere la recensione di voti. La prima è di seguirmi sul mio canale Instagram, la seconda è di iscriverti a questo canale YouTube, c'è l'icona sovraimpressione e puoi attivare le notifiche cliccando sulla campanella. E infine puoi avere tutte le informazioni su questo brand, su Caffè Noir, se vai sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it. Ti metto tutti i link qua sotto. Come dico sempre, il bello delle borse originali è che le puoi esibire. Compra sempre originale. Ho scelto questa borsa, una borsa di Caffè Noir, primo perché è un brand che conosco da diversi anni e secondo perché ha un prezzo accessibile. Spesso parlo di borse contraffatte, di come combatterle e le persone obiettano sempre che magari la borsa contraffatta può regalare al look, anche se qualcosa di fake, un po' di stile e non costare troppo. Bene, questa borsa l'ho pagata a 95 euro e quindi un prezzo probabilmente anche più economico di quello che è una borsa di plastica pezzotta che puoi trovare su una bancarella qualunque. Andiamo a guardarci cosa è questa borsa, perché l'ho scelta. E perché l'ho scelta è un modello che mi piace tanto e per il colore. È in similpelle e, come è scritto sul sito, bene, ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Ed è un modello standard che adesso ti faccio vedere. L'ho comprata sul sito perché sai che sono pigra e non mi muovo tanto. E andiamo ad aprire, andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. Prima cosa che noto: tutte le indicazioni per avere informazioni, insomma trovare come contattarli, eccetera, eccetera. Insomma, fighissimo. Già questo è un brand, questo storico, che ti invito ad andare a guardare le informazioni sul mio blog. Ho scritto proprio un articolo in cui ne parlo, perché è importante anche conoscere non solo le aziende che producono in Italia, ma anche le aziende made in Italy, inteso proprio come aziende che poi strutturano bellissime realtà come questa. Quindi vatti a leggere l'articolo. Guardiamo la borsa. Mi hanno dato anche questo, che è un catalogo. Ecco, insomma, ci sono tutte le creazioni Caffè Noir. Dopo me le vado a sbirciare e andiamo a guardare la borsa. Flanellina anonima, ci sta. E ta-da! La borsa. La borsa. Come direbbe qualcuno. Tu sai che ho una passione per le borse grandi. Se non lo sai, ora lo sai. Insomma, ho una passione per le belle borse grandi. Perché? Perché ci metto qualunque cosa. Ti dicevo, questa borsa l'ho pagata 95 euro, comincio a sbirciare e a dare un'occhiata. Ti dico che mi sarebbe piaciuto un po' più piena di carte e quindi insomma, ma non si può avere proprio tutto. C'ha questa doppia lampo che adesso ti faccio vedere, con questo doppio manico, e quindi ti fa questo effetto pure cascante, no? Quindi quando metterò le cose all'interno darà questo effetto cascante. Un dettaglio che ti faccio notare sono i finalini lampo. Non so se noti, io ci faccio tanto caso, insomma, tranne questa cosa che non va, però questo è una cosa molto intelligente e figa, perché molto spesso si lasciano perdere questi dettagli, quindi finalini lampo, e si mettono magari pelle contro pelle o cose semplicemente accoppiate che sono davvero brutte. Invece creare un accessorio come finalino lampo secondo me dà un dettaglio in più, anche perché insomma in questo caso la borsa, vedi la differenza proprio sta qui, guarda quanto è bruttino così e guarda invece questo come fa accessorio. Andiamo ad aprire la borsa. La borsa, eccola qui. All'interno, svuotiamola tutta, all'interno troviamo una fodera stampata con il nome del brand e c'è un'etichetta. Vediamo se ci dice dove è stata prodotta. E ta-da! È stata prodotta in Italia. Pensa che figata se si sapesse anche chi artigiano l'ha prodotta. Bravo comunque, collega. Andiamo a guardarci un po' di dettagli tecnici. Allora, vediamo che la borsa è molto, diciamo, è studiata in maniera molto semplice. C'ha una lampo
una tasca molto semplice a cui è appoggiata una lampo, c'è montata su questa etichetta Caffè Noir con dei dettagli che lasciano un po' a desiderare, ma va bene. Andiamoci a guardare un pochino se scappa da qualche parte la fodera. Guarda qui, come spesso succede che io vado a guardare sempre sotto quando ci sono i montaggi di fodera così, guarda qui, stava quasi scappando. Il che significa che questa può tirare e può alzarsi la fodera dalla lampo. Questo è dovuto al montaggio della fodera vicino alla lampo e del montaggio della borsa, vedi, perché ovviamente uno tiene a cercare di montare il meglio possibile la cucitura esterna, no? E non va a guardare all'interno. Abbiamo visto un'altra piccola cosa insieme, visto? Andiamo a vedere i manici non hanno tintura, sono rimboccati e quindi il test non va a buon fine. Passiamo quindi ai voti. Per la tintura il voto è 0 perché non c'è tintura. Per le cuciture il voto è 3. Per i dettagli il voto è 3. E ti faccio vedere perché. Guarda qui, fili ben in vista che potevano essere sistemati tranquillamente, però ovviamente molto spesso per badare un po' ai costi di produzione i dettagli richiedono tempo e quindi ovviamente passano in secondo piano. All'interno la questione insomma della fodera che stava scappando, guarda qui, ci sono anche qui, il finalino di lampo non coincide completamente, probabilmente insomma si apre anche, ok? Per quanto riguarda la valutazione qualità prezzo, il mio voto è 4,5 perché ovviamente il prezzo è accessibile e ci sta la qualità intesa come un prodotto rifinito bene, poi lo proverò e ti dirò insomma se mantiene. Infine per l'utilità il mio voto è 5. Ci entra il mondo, cioè posso una 24 ore, quindi c'entra veramente di tutto. Quindi per me è una borsa promossa. Ti invito a scrivermi nei commenti tu cosa ne pensi. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Ti invito a lasciarmi un commento qui sotto, ad iscriverti al canale YouTube cliccando sull'icona in sovraimpressione, attivando le notifiche con la campanella che vedi. Seguimi su Instagram e ti saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella!